Un cordiale saluto a tutti gli iscritti e ai futuri iscritti del canale Italia News, il canale sovranista. Questa è la prima puntata del 2019, diamo benvenuto al primo ospite dell'anno, l'avvocato Giuseppe Palma. Ciao Giuseppe. Ciao, un caro saluto a tutti voi. Come promesso, continuiamo a commentare quella lezione di Prodi di 20 anni fa ormai, su cosa sarebbe stato l'euro. Nella prima parte hai ottenuto ben 5.000 visualizzazioni. Quindi sostanzialmente nella prima parte hai fatto ferro e fuoco, si è parlato appunto della sovranità monetaria. Adesso andiamo nella seconda parte, dove si parlerà principalmente della globalizzazione. Andiamo. Partiamo. Con l'euro 11 paesi mettono assieme le loro monete. È un fatto senza precedenti nella storia dell'umanità. Nasce Eurolandia, un gigante dell'economia mondiale, un gigante che è paragonabile per dimensioni agli Stati Uniti d'America. L'euro è il coronamento della straordinaria avventura europea. Vediamo in modo analitico i cinque parametri, cioè i criteri dell'ammissione di un paese nell'euro sono: primo, il deficit di bilancio non superiore al 3% del prodotto interno lordo, e questa era la sfida più grande di tutte, perché nel 1995, anno a cui si scrivono i dati del 96, il deficit di bilancio era 7,4%, quindi bisognava ridurre in un brevissimo periodo di tempo il deficit di oltre 4 punti. E questa era una sfida che veniva ritenuta quasi una sfida disperata. Il secondo punto, e lo vediamo subito, è che il debito pubblico nazionale non sia superiore al 60% del prodotto interno lordo, a meno che non dimostri di essere in diminuzione a una velocità soddisfacente. Questo è molto interessante perché è chiaro che il debito pubblico non dipende soltanto dal deficit dell'anno, ma dipende da tutto il debito accumulato in precedenza, da tutti i deficit degli anni precedenti che sono diventati un debito pubblico enorme per l'Italia. Infatti, noi non eravamo al 60%, ma al 120%, cioè il doppio del limite del trattato di Maastricht. È chiaro che questo limite non può essere messo in ordine, questa anomalia non può essere messa in ordine in un anno solo o in un numero limitato di anni. E se uno ha un debito al 120% non lo può portare in pochi anni al 60%. Allora c'è questa seria e giusta osservazione in cui dice: a meno che non dimostri di essere in diminuzione a una velocità soddisfacente, e cioè l'Italia non poteva portare al 60% il debito che era al 120%, ma doveva dimostrare di essere seria e coerente nella sua politica di bilancio, di fare la politica di bilancio che era proiettata verso il futuro, che dava stabilità anche nel futuro, in modo da arrivare in un congruo periodo di anni al limite del 60%. E questo è l'obbligo che noi ci siamo assunti. Bene, allora l'euro compie 20 anni, questo discorso compie 20, quasi 21 anni. Bene, sostanzialmente lui si vanta di aver ridotto il deficit dal 7% al 3% in un solo anno. E poi, vabbè, a distanza di una generazione, il debito è passato dal 120% al 130% e passa per cento. No, guarda, io dopo queste parole direi insomma confessio regina probatio, come dicevano i latini nell'ambito penale. Allora lui dice, elenca i cinque criteri legati all'euro, adesso ne abbiamo sentito i primi due. Dice il primo, deficit di bilancio entro il 3% del PIL. Beh,
Però in questi 20 anni, cioè da quando Prodi ha fatto questa lezione, le cose sono cambiate perché non è più il 3% del PIL. Il 3% del PIL è uno dei parametri di Maastricht, poi ribaditi a Lisbona. Oggi abbiamo il fiscal compact che ci obbliga praticamente al pareggio di bilancio, cioè zero. Perché se no qui stiamo parlando del sesso degli angeli, eh. L'attuale governo, il governo Conti, è andato in Europa con una previsione di deficit PIL del 2,4% e quei sicari della Commissione europea gli hanno detto che non andava bene, quindi hanno dovuto fare degli aggiustamenti per portarlo al 2,04%. E se fosse Maastricht, il 2,4% andava benissimo, anzi, dovevamo andare col 2,99%. E quindi non è più Maastricht, non è più 3%. Siamo a pareggio di bilancio, siamo allo 0,5%. Secondo i criteri di convergenza del patto di bilancio europeo, il trattato intergovernativo denominato Fiscal Compact. Quindi, questa è la prima cosa che non è più così adesso. Per carità, il 3% è un parametro anacronistico, che andrebbe superato, ma se ci fosse, se ancora ci fosse, noi quest'anno avessimo fatto il 3%, saremmo riusciti a fare quota 100 sin da gennaio, il reddito di cittadinanza sin da gennaio, la fattura elettronica obbligatoria per i regimi fiscali ordinari non l'avremmo affatto approvata, anzi mi auguro che il governo nei prossimi giorni emani un decreto di rinvio, se non addirittura di abolizione, cioè col tetto al 3% altro che fattura elettronica, ma ci mancherebbe altro. Quindi questo è il primo punto. Poi a parte dice: poi qui vedi, è appunto perché confessio regina probatio, lui dice che il deficit del 1995 Sì. è del 7,4%. Cioè oggi se fa il 7,4% volesse, insomma, che Dio ci assista, magari si potesse fare, ci butterebbero fuori dall'euro, ben venga magari, un minuto dopo, perché crollerebbe l'intero assetto dell'eurozona. Eppure nel 95 noi, o 96, adesso non ricordo più di cosa ha detto, mi sembra 95, si Sì. poteva fare benissimo, perché comunque erano i primi anni, bisognava un attimino regolarizzare un pochettino le questioni, quindi il 7,4, se il governo, se non erro 95 del governo Dini, si poteva fare, o Prodi il 96, adesso non ricordo bene questo dato. Comunque il 7,4 si riferisce o al 1995 o al 1996. Cioè, 7, adesso fa il 2,4, nemmeno il 2,4, per effetto, insomma, delle regole ancora più stringenti. E quindi lui dice: abbiamo dovuto ridurre di oltre 4 punti percentuali. Non a caso il 1996 è uno degli anni migliori per l'Italia, uno degli anni di sviluppo economico tra i migliori, e poi man mano si è andato sempre peggiorando. Andiamo a vedere il rapporto, il prodotto interno lordo fino al 2000, fino al 1999 e poi nei successivi anni. È chiaro, i dati sono quelli, sono sotto gli occhi di tutti, c'è una contrazione violenta. Poi il secondo aspetto che lui analizza è il 60% del rapporto debito pubblico-PIL. Sì. Cioè, a meno che, chiaro, l'Italia non aveva il 120% e quindi non poteva portarlo al 60% in poco tempo, cosa che del resto non ha fatto, grazie a Dio. Ma dice: a meno che non si dimostri di essere in diminuzione Velocità a soddisfacente. velocità soddisfacente. Beh, questa velocità soddisfacente è stata regolamentata sempre dal Fiscal Compact nel 2012. Il quale l'ha regolamentato in un ventesimo l'anno, il 5% ogni anno, cioè circa 40 miliardi ogni anno, un massacro sociale, macelleria sociale. Quindi di cosa stiamo parlando? Questa è l'Europa, è come posso dire, un manipolo di aguzzini, di sicari dei diritti sociali. Questa è l'Europa, altro che le fandonie di Prodi. L'Europa è quella del Fiscal Compact oggi, cioè dei sicari dei diritti sociali. Poi dice Del una resto, lui parla di sfida. Io dico sempre, ecco, guarda, lo dico agli ascoltatori: quando vi parlano di sfida, vi stanno prendendo per il culo. Sono gli animali che si sfidano. Gli animali competono
per essere il numero uno, per sopravvivere. Gli uomini non competono, gli uomini collaborano per una migliore riuscita, un miglior benessere della comunità. Gli animali competono. Il neoliberismo ci ha portato a competere e quindi ad accettare le sfide. Le sfide, quando vi parlano di sfida, vi stanno inculando. E mi devi perdonare questo termine, ma me lo devi far passare. Vai, Gli tranquillo. uomini non si sfidano, gli uomini collaborano per una migliore riuscita, un miglior benessere della comunità, per il bene comune. Questa è la verità. Lui Invece. parla di sfide, il mio caro professor Prodi, colui che ci ha destinato a morte certa dei diritti sociali, a causa dell'euro, del suo euro, di quello che lui rideva quando introduceva l'euro, capito? Lui rideva. E quindi parla di questo secondo parametro, del tutto insomma folle, per cui siamo costretti alla riduzione al mantra neoliberista, citato da Mattarella del resto anche l'altra sera, sulla riduzione del debito pubblico. Se noi avessimo sovranità monetaria e una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza, dipendente dalla politica, il debito pubblico è una cagata pazzesca, non esiste. Con una moneta sovrana e una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza. Vedesi il Giappone. Il Giappone ha un rapporto debito pubblico-PIL nella misura del 230%. Eppure ha una disoccupazione intorno al 3%, funziona tutto benissimo, ha una sanità straordinaria, ha dei servizi pubblici straordinari, ha dei salari che sono il triplo di quelli italiani, ha dei trattamenti pensionistici che sono il quadruplo di quelli italiani. Il Giappone non è assolutamente a rischio di default, nonostante abbia un rapporto debito pubblico-PIL che è il doppio del nostro, ma perché? Perché ha una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza, dipendente dal potere politico, ed ha sovranità monetaria. Tutto il resto è propaganda neoliberista, che fa male alla Costituzione repubblicana e ai diritti sociali. Molto bene, Giuseppe, mi fa piacere vederti anche quest'anno così grintoso. E no, perché qua insomma, la verità è la verità. A proposito di verità, comunque Prodi dice una verità in questo discorso. Dice semplicemente che il debito pubblico è la sommatoria dei deficit fatto in tutti gli anni Sì, diciamo, precedenti. questo sembra esatto. Cioè, però non ha detto che in realtà il debito pubblico è il credito del settore privato. Esatto. Più alto il deficit, più alto il debito pubblico, è chiaro che questo significa che è un credito del settore privato, perché vuol dire che lo Stato che spende 100 ma che accetta di incassare 90 lascia quel 10, quindi il rapporto deficit-PIL del 10% lo lascia alla comunità. Ma non stiamo parlando di paesi sudamericani, ad esempio gli Stati Uniti, per uscire dalla grande crisi del 2008 ci sono stati degli anni che hanno fatto il rapporto deficit-PIL del 12%. Lasciando quella differenza al settore privato, quindi era credito del settore privato. Noi invece facciamo 2, eccetera, eccetera. Purtroppo questo significa che al netto degli interessi passivi che paghiamo sul debito pubblico, continuiamo a fare da 28 anni avanzo primario. Aspetta, questo governo ha rimesso un po' di soldi nell'economia, perché il governo Gentiloni aveva previsto un rapporto deficit-PIL dello 0,8% con un avanzo primario che è quasi il triplo di quello che poi alla fine sarà. Perché tutti dicono, ma sì, si poteva fare di più. Beh, insomma, noi siamo andati a trattare con dei sicari della Commissione, sicari dei diritti sociali, non sicari, sicari dei diritti sociali, che volevano che noi facessimo lo 0,8, che significa il triplo quasi di avanzo primario che andremo a fare. Quindi questo governo ha messo un attimino le toppe e ha destinato un po' di soldi che sarebbero stati destinati all'avanzo primario, li ha destinati a deficit per misure come quota 100, come l'ampliamento del regime fiscale forfettario, come il reddito di cittadinanza e come quant'altro. Certo, se avessimo sovranità monetaria e una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza, è chiaro che per risollevare l'economia servirebbero misure shock tali da portare il rapporto deficit-PIL a quello che era nel 95-96, quello che cita Prodi, al 7-8%. Ci mancherebbe altro. Ok, andiamo avanti. E comincia la
l'operazione di aggiustamento. Comincia l'operazione di aggiustamento che ha portato anche il paese a compiere dei sacrifici notevoli, perché ci sono state una serie forti di azioni volte alla diminuzione delle spese, ma anche una serie di azioni che hanno comportato un aumento del peso fiscale, fino al cosiddetto contributo sull'Europa, l'Eurotassa, il cui nome ha destato sorpresa tra i miei colleghi europei. Cioè, ma come tu vuoi entrare in Europa e metti in nome una tassa per l'Europa? Io l'ho fatto volutamente, sapendo che si decideva il destino del paese, che se l'Italia entrava in Europa noi potevamo sperare di avere un futuro, altrimenti questo non vi sarebbe stato. Allora era bene dire al paese: guardate, questo è un sacrificio, lo restituiremo in buona parte nel futuro, e così si sta facendo, però è un sacrificio lo stesso, ma noi lo dobbiamo fare perché da questo dipende il futuro del nostro paese e dei nostri figli. Beh, i sacrifici di Montiani a memoria le faceva già Prodi 20 anni fa. Cioè, come dobbiamo ricordare l'Eurotassa? Cioè, insomma, noi, come ho detto prima, l'Europa è semplicemente un sicario dei diritti sociali e ci abbiamo pure dovuto pagare per entrarci. Sì, ma all'epoca io ricordo che da ragazzo facevo le scuole superiori, ricordo che tantissime persone la ritenevano una cosa giusta, perché ritenevano che poi l'Europa ci avesse portato maggiore prosperità. Una follia, mio padre mi ricordo che disse: non capì, speriamo che ce la ridiano, che poi mi sa che, non so se la ridiedero tutta indietro una parte, comunque mi sa che la diedero tutta poi, ma si trattò di un contributo per andarci a fare ammazzare, eh? C'è una forma di autorazzismo che ancora oggi c'è, come parlava Luciano Baracalaccio l'altro giorno in un'intervista alla Verità, che ancora esattamente figlia di quei ragionamenti lì, cioè autotassarci per andare a farci ammazzare, perché di questo si è trattato. Noi, da quando siamo entrati nell'euro, abbiamo avuto la distruzione della nostra produzione, la distruzione della nostra industria, la contrazione violenta dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione, la contrazione violenta dei diritti sociali, tra cui quelli, soprattutto quelli connessi al lavoro, la contrazione violenta di tutto quel benessere che avevamo conquistato nei 50 anni, 60 anni post seconda guerra mondiale, post Costituzione. Ci siamo autotassati, Prodi ci ha tassato per entrare nel recinto schiavistico della moneta unica. Che dire, oltre ad essere schiavi siamo pure coglioni, che cosa ti devo dire, passami questo termine, purtroppo è così. Andiamo avanti, dai. E vediamo anche questo grafico, che è ancora più interessante, più chiaro, cioè mette in rilievo quello che è il deficit che si accumula ogni anno, il deficit primario, cioè il deficit senza il pagamento degli interessi. Cioè vediamo come il paese era ed è soprattutto gravato dai debiti passati, perché senza il pagamento degli interessi vi è già, anche se non elevato, un certo attivo quando si prende la decisione di entrata nell'euro. Ma per far fronte all'enorme peso del debito passato, da un lato bisognava adottare una politica severa che dimostrava la volontà di entrare nei criteri di Maastricht in modo da abbassare il tasso di interesse, e dall'altro bisognava aumentare l'avanzo primario, cioè, ecco, senza tener conto degli interessi. Ecco, riassumiamo i tre dati. L'indebitamento netto diminuisce, le spese per interessi diminuiscono, l'avanzo primario, cioè l'avanzo del bilancio pubblico senza il pagamento di interessi, aumenta di anno in anno. Ecco lo schema intellettuale con cui viene affrontata la battaglia di ingresso nell'euro. Una battaglia quindi che si svolge su diversi fronti,
ma che ha un unico obiettivo: portare l'economia italiana verso parametri simili, anzi parametri identici a quelli degli altri paesi europei. Tutti i parametri sono stati raggiunti, ricordiamo quello che vi ho detto prima, cioè la riduzione del debito accumulato in passato esige invece un lungo periodo di anni, e avendo un debito del 120% occorrerà quasi una generazione per poterlo portare nettamente al di sotto del 60%, che è un criterio di sicurezza. Ma intanto abbiamo dato un messaggio di chiarezza nella nostra azione politica. Beh, insomma, io vi lascio in descrizione il link della lezione di Prodi, così potete anche vedere i grafici. Il punto è che gli fa passare l'avanzo primario come una cosa positiva, perché è un sì, macro... guarda, in un tribunale una cosa del genere ti prendi l'ergastolo per aver tenuto intelligenze con lo straniero, nel senso che lui parla proprio di schema intellettuale, che è quello che l'avanzo primario, felicissimo di dirlo, ride sempre, no? L'avanzo primario di portarlo sempre più alto, cioè aumentarlo. Bene, io vorrei spiegare a chi ci ascolta che cos'è l'avanzo primario. Bene, se lo spiego così alla casalinga, se lo Stato spende 100 e tassa in camera 97, la differenza, che è il 3% in deficit del rapporto, in questo caso qui 100 meno 97, in questo caso 3, costituisce deficit al 3% e quindi ricchezza per i cittadini nella misura del 3%. Se lo Stato spende 100 e tassa in camera 100, fa pareggio di bilancio. Quando lo Stato invece spende 100 e in camera 103, facciamo un esempio, fa avanzo primario del 3%. Ma se spende 100 e incassa 103, da dove la va a prendere la differenza? Erodendo i risparmi e la ricchezza privata, che di anno in anno, vi ricordo che sono 27 o 28 anni che noi facciamo avanzo primario. Dal 91 era zero pareggio di bilancio strutturale, e poi dal 92 è iniziato a salire. Quindi per tutti questi anni, tranne il 2009, per una piccola parentesi, è stato sempre avanzo primario. Noi abbiamo sempre fatto, sì, nel 2009 che Berlusconi dovette fare più del 5% perché c'era stata la crisi qui. Quindi noi abbiamo sempre fatto avanzo primario, quindi abbiamo per 28 anni, cioè non abbiamo, hanno fatto avanzo primario, erodendo di anno in anno la ricchezza privata accumulata in 40 anni di Repubblica. Accumulata in 40 anni, 45 anni di Repubblica. Sono 28 anni che lo Stato italiano, dopo essere entrati nella gabbia europea, lo Stato italiano fa continuamente avanzo primario, erodendo, cioè rubando, perché bisogna usare i termini giusti, rubando ricchezza alla collettività, cioè ricchezza privata accumulata in 45 anni di Repubblica. Questa è la verità. Prodi, tutto questo, perché funziona esattamente così, lo chiama schema intellettuale. Cioè, questo è proprio, insomma, confessio regina probatio, insomma, siamo proprio di fronte a quello che è accaduto, è vergognoso, questi ce lo dicono in faccia. Sì, ma forse... questi ce lo dicono in faccia, ma dov'è la magistratura? Dov'era? Dov'è la magistratura? Questi sono reati contro lo Stato, contro la personalità dello Stato, ma stiamo scherzando? Lo chiama schema intellettuale, l'avanzo primario. L'avanzo primario è un crimine, perché erode. Di anno in anno la ricchezza privata accumulata nei decenni. Vabbè, sempre nella lezione, in questo spezzone ci racconta, vabbè, il peso enorme del debito pubblico, di anno in anno ce lo ricordano, e soprattutto come il 60% doveva essere un criterio di sicurezza, salvo poi che anche Spagna, Portogallo, Irlanda nel 2008, che avevano il rapporto debito pubblico PIL più basso del 60%, sono entrati ugualmente in crisi. E comunque ora siamo al 130, non l'abbiamo abbassato un cazzo. No, non abbiamo abbassato niente, insomma, per fortuna, perché tu immagina, cioè, il rapporto debito pubblico PIL che è aumentato negli anni rispetto a quando siamo entrati, tu immagina se fosse diminuito oggi, in che situazione saremmo? Saremmo veramente sotto devastazione. Del resto vorrei fare una puntualizzazione, perché sennò questa cosa passa in campagna.
Lui parla, dice: no, noi avevamo un rapporto, quando siamo entrati, un rapporto debito pubblico PIL del 120%. Bene, io vorrei dirvi che nel 1981 il rapporto debito pubblico PIL era del 58%, poco più. Nel 1991, quindi prima di entrare, era Mazza. quasi del 120%. Questo cosa è successo? La vulgata, il mainstream, la vulgata l'europeista, diceva: no, è stata la spesa pubblica selvaggia dei governi del CAF, cioè Craxi, Andreotti, Forlani. Sappiate che è una cagata pazzesca, che non è vero. Sono menzogne, sono menzogne, sono menzogne. Si tratta dell'effetto del divorzio Tesoro-Banca d'Italia avvenuto per corrispondenza epistolare tra Beniamino Andreatta, all'epoca nell'81 ministro del Tesoro, e Carlo Azeglio Ciampi, governatore di Banca d'Italia. Bene, quella corrispondenza epistolare sancì il divorzio tra il Tesoro e Banca d'Italia, per cui il Tesoro non era più obbligato a comprare i titoli rimasti, no, scusate, la Banca Centrale, quindi la Banca d'Italia, non era più obbligata a comprare i titoli rimasti invenduti, battuti mensilmente dal Ministero del Tesoro. Ciò portò chiaramente ad un aumento degli interessi, perché gli investitori, non essendoci più la garanzia illimitata, per comprarsi i tuoi titoli ti chiedono interessi più alti. E quindi a quel punto è chiaro che la spesa per interessi aumentò e in 10 anni finì per portare il rapporto debito pubblico-PIL a praticamente a raddoppiare, dal 58% a quasi il 120%. Questo è accaduto. Tutto il resto sono menzogne del mainstream neoliberista. Questa è la verità. Poi Poi peraltro. raccontiamoci la favola che vogliamo, ma questa è la verità, questo è accaduto. Poi peraltro appunto non si poteva fare un'unione monetaria senza l'Italia, perché comunque la Germania sapeva perfettamente cosa significava agganciarsi a una moneta debole, pure se era Certo, molto. avevano bisogno dei cretini per spolparci vivi, perché noi abbiamo sempre fatto svalutazioni competitive, per cui riuscivamo, attraverso le nostre svalutazioni competitive, a scaricare il peso della competitività sulla moneta e non sui diritti sociali, quindi non sul lavoro, e quindi le aziende che si vedevano riprendere le esportazioni, vedevano insomma, le esportazioni riprendere, non erano costrette né a licenziare né ad abbassare i salari per poter essere competitive. Con l'euro, è chiaro che la Germania non sarebbe mai entrata in una unione monetaria se il suo maggior competitor nell'export, che è l'Italia, non c'entrava, insomma, perché l'Italia a quel punto avrebbe con la propria moneta avrebbe benissimo retto a contraccolpo e oggi staremmo in una situazione ottimale. Invece la Germania col cambio fisso si sarebbe legata, senza l'Italia, si sarebbe legata a morte certa. Quindi i tedeschi, che capirono quello che stava accadendo, imposero l'ingresso nell'euro dell'Italia, e noi abbiamo avuto una classe dirigente in quel periodo, soprattutto del centro-sinistra, che invece di pensare di fare l'interesse nazionale come scritto nella nostra Costituzione, fecero l'interesse dello straniero, l'interesse del capitale internazionale, l'interesse della sovrastruttura europea che risponde alle esigenze del capitale internazionale e non dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Questa è la verità. Poi raccontiamoci tutto quello che vogliamo, facciamo i politicamente corretti, ma questa è la verità che assolutamente va detta. Andiamo avanti. Ritornando poi allo Stato, per dare una cifra, negli ultimi 2 anni l'onere del debito pubblico, cioè il pagamento degli interessi del debito pubblico, è calato di 40 mila miliardi all'anno. Cioè, oggi paghiamo, non di 40 mila miliardi all'anno, oggi paghiamo 40 mila miliardi, oltre 40 mila miliardi in meno di 2 anni fa. E questo significa che noi non siamo affogati da questa necessità di pagamento di interessi e potremo iniziare a avere anche una politica fiscale meno severa e meno oppressiva. Ecco,
Un ultimo punto da ricordare è che i nostri enti locali avevano sospeso in tanti casi gli investimenti, anche quelli del tutto necessari, perché non riuscivano a far fronte al pagamento degli interessi. Adesso col costo di interessi che è pressoché la metà di quello che era qualche anno fa, questo è possibile, si può riprendere a investire per il domani. Sicuramente c'era anche dei problemi politici più nostri. L'Italia è stata tra i paesi europei più uniti di fronte al problema dell'euro. Tanto è vero che mi diceva, ma come mai siete così compatti, no? La mia risposta era una risposta molto semplice: per l'Italia l'Europa è la virtù. Non dimenticate che prima di entrare in Europa il nostro reddito nazionale era un terzo di quello britannico, il nostro reddito pro capite era un terzo di quello britannico, un terzo di quello svizzero. Oggi con l'Europa noi siamo un po' più ricchi della Gran Bretagna e siamo all'80% quasi del reddito pro capite svizzero. E tutto questo cambiamento, il passaggio dall'agricoltura all'industria, al terziario, il passaggio verso le città, la motorizzazione, tutto quello che sta ricambiando in fondo è intuitivamente legato all'Europa. Anche se volete, lo dico con una certa tristezza, ma certi momenti di debolezza della nostra struttura politica hanno trovato un desiderio di compenso nell'Europa. Non è così certo per paesi che hanno una tradizione forte come la Gran Bretagna o come la Francia, che hanno un atteggiamento diverso rispetto all'Europa. Beh, insomma, con la virtù Europa com'è la situazione dei redditi dopo 20 anni per l'Italia? No, guarda, io sono sconcertato. Per l'Italia l'Europa è la virtù, ha detto. Sì. Cioè, mi sembra Robespierre, la virtù. Guarda, questo passaggio, è una frase che lui dice così sommessamente, ma non è tanto il fatto che l'Europa è la nostra virtù. Lui dice una cosa importantissima, dice che è da qualche anno che noi paghiamo 40.000 miliardi, in quel caso di lire, sì, di interessi in meno. Poi dice, quindi a questo punto, pagando 40.000 miliardi di interessi in meno, possiamo fare una politica fiscale meno severa, meno oppressiva. Questo sai cosa vuol dire? Questo vuol dire che nel momento in cui noi abbiamo perso sovranità monetaria e non abbiamo più una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza, ogni qualvolta si impenna lo spread, quindi si alza il differenziale tra quanto paghiamo noi sul mercato secondario sui nostri BTP rispetto a quanto pagano i bond decennali tedeschi, ogni qualvolta lo spread sale, quindi raggiunge livelli importanti, il governo ha a disposizione, per poter ridurre lo spread, una delle misure più giacobine e più oppressive della storia, che è quello della leva fiscale, quello della politica fiscale oppressiva, severa. Per cui, se tu ricordi, quando lo spread era arrivato a 500 e passa punti base nel 2011, sì, Monti fece una cura da cavallo, introdusse l'inversione dell'onere della prova che dall'ente accertatore, quindi dall'amministrazione finanziaria, passava al contribuente, violando i principi cardine dello Stato di diritto, limitò il contante a 1.000 euro, fece ti ricordi tutta quella propaganda contro l'evasione fiscale, i finanzieri a Cortina, St. Moritz, cioè, insomma, fece il cosiddetto consolidamento fiscale attraverso misure severe e oppressive da parte del fisco. Sì, per distruggere la domanda interna. Per distruggere la domanda interna, cosa che lui stesso ha ammesso alla televisione britannica, se non erro. Sì. Ma guarda che poi la fattura elettronica obbligatoria, che è un regalo del PD, e mi auguro che questo governo, pur non avendola potuta rinviare con la legge di bilancio, la rinvii nei prossimi giorni con un decreto. La fattura elettronica va esattamente, che è stata inserita in bilancio dal PD con un incremento di circa 2 miliardi, che dovrebbe portare un incremento nelle casse dell'erario di circa 2 miliardi,
altro non è che uno strumento di politica fiscale severo, oppressivo, che mira quindi diciamo così, a quella stabilità dei conti pubblici che non fa il bene della collettività, come abbiamo visto. L'avanzo primario ammazza la collettività, ma fa il bene dei mercati che, benché con interessi più bassi, ma sono comunque garantiti da cittadini e imprese, i titoli acquistati i titoli collocati sul mercato e acquistati dagli investitori sono garantiti non da una banca centrale prestatrice limitata di ultima istanza, bensì da cittadini e imprese attraverso il consolidamento fiscale di cui parlavo prima e attraverso l'avanzo primario, quindi la stabilità dei conti pubblici. Questo è il sistema, lo Però schema intellettuale di cui parla Prodi. Quindi a fare da prestatori di ultima istanza di fronte alle speculazioni sui mercati non è più la banca centrale, ma sono cittadini e imprese attraverso mezzi giacobini di accertamento fiscale, quindi il cosiddetto consolidamento fiscale, tagli selvaggi alla spesa pubblica e così via. Questo è, alle voci più sensibili di spesa pubblica. Ecco perché Bruxelles ce l'ha a morte con questo governo. Perché il governo precedente aveva fatto una previsione deficit PIL entro lo 0,8, questo governo ha portato il rapporto deficit PIL nelle previsioni al 2,04, quindi un qualcosina in più a cittadini e imprese, che a Bruxelles, che sono sicari dei diritti sociali e soprattutto vestali, quindi custodi della stabilità finanziaria, non per garantire il benessere dei popoli, ma per garantire i mercati, chiaro che vedono questo governo come col fumo negli occhi. Ecco perché io dico, teniamocelo stretto questo governo, perché se cade questo governo, l'alternativa in questo momento potrebbe essere Cottarelli, senza fiducia in Parlamento. E Cottarelli voleva fare avanzo primario del 4%. Cerchiamo di dire le cose come stanno. Peraltro, una piccola curiosità, no? Cioè, se Mattarella, quindi, cioè, se non ha fiducia a Cottarelli, no? Cioè, lui dovrebbe fare leggi tramite decreto che dovrebbero essere firmati da Mattarella. A quel punto non potrebbero metterlo in stato d'accusa la maggioranza? Secondo me, se nominasse, no, guarda, se dovesse cadere il governo e Mattarella dovesse nominare Cottarelli, senza fiducia da parte delle Camere, la procedura costituzionale vuole che il governo resti in carica sino a nuove elezioni. Quindi Cottarelli resterebbe in carica sino a nuove elezioni. Il problema è vedere, siccome non è una cosa immediata, perché sino a nuove elezioni significa comunque 60-70 giorni. In quei 60-70 giorni parecchi provvedimenti sarebbero presi per decreto, quindi con effetto o per decreto, e quindi poi sarebbe convocato il Parlamento con una campagna stampa pressante perché il Parlamento approvi quelle misure, oppure addirittura con uno strumento ancora più pericoloso che è quello del regolamento governativo. Fonte di diritto secondario, con decreti, quindi con regolamenti assunti da parte di un eventuale governo Cottarelli, si prenderebbero delle misure, chiaramente dal punto di vista giuridico illegittime, perché sarebbero misure di carattere generale, quindi bisognose di una fonte del diritto di rango ordinario e non secondario, ma in quel caso a questi che gliene frega lo Stato di diritto? Un Cottarelli cosa gliene frega dello Stato di diritto? Gliene frega le esigenze di Bruxelles e Francoforte, quindi parecchi provvedimenti li adotterebbe con regolamento governativo, quindi che non ha bisogno di un voto da parte del Parlamento, e quindi insomma, i cittadini sarebbero stuprati addirittura violando gli strumenti dello Stato di diritto. Quindi è molto pericolosa la caduta di questo governo, perché aprirebbe la strada ad un governo Cottarelli o chi per lui, senza la fiducia delle Camere, e che potrebbe utilizzare quegli strumenti di cui dicevo prima, che violerebbero ancora di più non solo lo Stato di diritto, ma i diritti fondamentali costituzionalmente sanciti. Allora, peraltro, prima di passare al prossimo spezzone, peraltro lo spread che hai nominato, cioè io ho fatto una ricerca su Google Trend, che è appunto un servizio di Google che ti permette di sapere quando queste parole sono popolari o meno. E prima del novembre 2011 non ne parlava nessuno, c'è cioè un fantasma tirato fuori ad arte, e negli anni 90 era molto superiore a 500 punti. Guarda, c'è un anno, se tu puoi fare una ricerca, c'è un anno, non ricordo se è il 95-96, in cui è
oltre i 600 punti base. Vabbè, no, adesso non posso farlo. Comunque sì, Sì, no, invitiamo. certo, quando è. Sì, è assolutamente. Ma è chiaro che nessuno ne parlava, perché in quel momento non c'era un bisogno di terrorizzare l'opinione pubblica per giustificare Sull'Europa. un colpo di stato finanziario come quello che è avvenuto nel 2011. Perché parliamoci chiaro, nel 2011 la sovrastruttura europea, non solo lei, tutto un sistema globalista, tutto un sistema legato al capitale, agli scopi del capitale internazionale, attraverso il nemico interno alla nazione, ha compiuto un vero e proprio colpo di stato finanziario utilizzando il grimaldello, lo spauracchio, l'imbroglio dello spread. Questo deve essere chiaro. Andiamo avanti. Il futuro, il futuro è che adesso con l'unione monetaria noi possiamo veramente diventare noi europei protagonisti della grande sfida della globalizzazione mondiale. Qui andiamo verso una concorrenza senza misericordia, verso mercati mondiali sempre più aperti. E qui bisogna avere delle aree economiche forti, bisogna avere un piede di casa robusto. L'euro dà un grande contributo perché questo si realizzi. E certo, no, la globalizzazione, come avevo anticipato all'inizio del video, è insomma con la monetona forte, con l'unione fa la forza, avremmo come si dice, siamo riusciti a battere, quindi a vincere contro il resto del mondo. E invece, in 20 anni. Ma guarda, non so se chiamarli fessi o criminali, non lo so, sinceramente non lo so. Comunque, questa è responsabilità del Partito Democratico Americano, e del Partito Laburista Inglese con Tony Blair. I responsabili sono loro, Clinton e Blair. Vedono nella globalizzazione la sfida, a proposito di sfida, del futuro, pensano che alla globalizzazione non si torni indietro e qui Irreversibile, vabbè. commettono un errore filosofico. Dimostrano di non conoscere né la storia né la filosofia, perché Giambattista Vico, il nostro Giambattista Vico, dice che la storia non è vero che va sempre avanti. La storia, ci sono dei momenti in cui si ferma, s'arresta, torna indietro, affronta dei percorsi, migliora e poi torna avanti. Quindi non è vero, loro pensavano, i democratici americani e i laburisti inglesi di Blair, pensavano che la globalizzazione fosse un processo irreversibile e hanno commesso l'errore, non avevano letto Vico, dei corsi e ricorsi storici. Commettono l'errore perché dopo esattamente 23-24 anni avviene esattamente quello che Vico diceva, cioè uno stop, sì, Una insomma, marcia corsi e indietro, ricorsi sì. storici, lo stop della storia è un arretramento che non vuol dire regredire verso il passato, anzi vuol dire forse migliorare verso il passato. Tant'è che l'elezione di Trump, questo è, l'elezione di Trump come presidente degli Stati Uniti d'America è esattamente questo, cioè porre un freno alla globalizzazione selvaggia che aveva devastato in parte gli Stati Uniti e tornare verso un protezionismo interno che migliori le condizioni dei lavoratori del ceto medio americano, a scapito di determinate regole della globalizzazione, come ad esempio il libero scambio di merci e servizi senza alcuna regolamentazione. Certo. Quindi, poi del resto, Prodi dice una concorrenza senza misericordia, lui la chiama così. Andiamo incontro a una concorrenza senza misericordia. Questo vuol dire una concorrenza, una competitività senza pietà. Quale sarebbe stato il compito della politica? Il compito della politica è quello di porre delle regole al libero mercato selvaggio per garantire i diritti costituzionali sanciti in Costituzione. Questi invece in 20 anni cosa hanno fatto? Hanno seguito la concorrenza senza misericordia, come la chiama Prodi, senza imporsi con quelle regole che avrebbero dovuto garantire i diritti fondamentali. E qui Prodi fa un errore logico, un errore intellettuale. Dice l'euro
sarà di grande contributo. No, l'euro non è di, cioè è di grande contributo alla competitività selvaggia, ma non è di grande contributo ai diritti fondamentali. Perché? Perché l'euro come funziona? L'ho detto mille volte. Essendo un accordo di cambi fissi, scarica il peso, impone agli stati di scaricare il peso della competitività non più sulla moneta, perché c'è il cambio fisso, bensì sul lavoro, sui diritti fondamentali, attraverso la contrazione dei salari e dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Quindi quando Prodi dice che l'euro sarà di grande contributo, sarà di grande contributo agli scopi del capitale internazionale e della globalizzazione selvaggia. Invece sarà un grimaldello per smantellare, a favore degli scopi del capitale internazionale, diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Certo, che poi peraltro Prodi da che ambienti veniva, scusa, non era un uomo di Goldman Sachs? Vabbè, qui tra uomini di Goldman Sachs, anche Mario Monti cioè, proviene da quella scuola. Che cosa ti devo dire? La peggiore classe politica e dirigente del paese l'abbiamo avuta dal 1900, dopo la fine della Prima Repubblica, quindi con Tangentopoli strumentale a questo progetto, fino a marzo dell'anno scorso. Quindi questo è stato la peggiore classe politica, rappresentata principalmente dal centro-sinistra, che avrebbe dovuto tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti dei più deboli. Che cosa ha fatto? Utilizzando strumentalmente la Costituzione, che ogni giorno stuprava, ha garantito la concorrenza senza misericordia, attraverso lo smantellamento proprio di quei diritti sociali e fondamentali sanciti in Costituzione, lavandosi la bocca della parola Costituzione. Cosa ti devo dire? Questa è la verità sotto gli occhi di tutti. Allora, due considerazioni prima dell'ultimo spezzone finale, che appunto negli anni 90, quindi lo spezzone del 98, la lezione del 98, c'è la Cina iniziava la sua scalata a potenza mondiale, mentre nel 99, visto che hai citato comunque gli Stati Uniti, cioè alla fine del 99 veniva pure abrogata la legge bancaria del 33, con cui appunto banche commerciali e banche speculative venivano di nuovo riunite. Sì, quello, guarda, la legge bancaria del 33 è una delle migliori leggi italiane, perché quella fu la legge con cui il regime nazionalizzò la Banca d'Italia. Quella è stata una legge che poi la Repubblica ha mantenuto, la legge del 33, ma poi la Repubblica ha mantenuto fino al 1992. Che vuol dire che è una legge buona nell'interesse nazionale. Sì, mi riferivo agli Stati Uniti in realtà. Ah, scusami, pensavo che parlassi. No, pensavo che parlassi. Che è appunto con Clinton, appunto, che. No, la 33 di Roosevelt, e quindi di 99 abolita da Bill Clinton. Sì, piccolo fraintendimento. Sì, Bill Clinton e insieme a Tony Blair sono i responsabili della situazione di adesso. Cioè, coloro che dovevano fare. Che dovevano tutelare in teoria i più deboli sono quelli che hanno tutelato i più forti, schiacciando i più deboli, sempre col sorriso e l'aiuto del mainstream. Questa è stata la regola fondamentale. Per quanto riguarda l'Italia, a proposito di legge bancaria, come dicevo prima, noi avevamo un'ottima legge bancaria approvata durante il regime, tra le mille nefandezze compiute dal regime fascista, alcune leggi invece furono le leggi nell'interesse nazionale. Questo non lo si può negare per onestà intellettuale. Alcune di quelle leggi, tra cui quelle bancarie, furono mantenute dalla Repubblica e smantellate solo all'inizio degli anni 90. Ok, ultimi 4 minuti. Ricordiamoci che noi abbiamo dei difetti nella Europa sociale, noi abbiamo dei problemi di spese eccessive, di pesi che non possiamo portare, ma abbiamo anche una grande tradizione di protezione dei più deboli, di assicurazione delle persone emarginate, e l'Europa è stata grande per questo. Allora dobbiamo essere seri, ricondurre la spesa nei suoi limiti, ma anche tenere presente di questi grandi obiettivi politici. Infine, con quest'euro possiamo affrontare la grande sfida americana. L'America negli ultimi anni ha preso di nuovo la leadership nel mondo, ha ricominciato a
investire nella ricerca, guarda al futuro come noi non sappiamo guardare. Le nostre 30 più grandi industrie europee esistevano, se ben mi ricordo, già 30 anni fa. Nelle 30 più grandi industrie americane pochissime esistevano 30 anni fa. È un cambiamento strepitoso. I fondi spesi nella ricerca e sviluppo degli Stati Uniti sono straordinari. Questa euro ci permette di fare fronte con uguale capacità innovativa alla sfida americana. E quindi significa che l'Europa si rimette, e quindi anche l'Italia si rimette nel giro della creatività del mondo, si rimette a essere innovativa, a pensare, a dare sfide. È tutto un fermento in questa Europa, è tutto un fermento e l'euro lo sta accelerando. Cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico. È chiaro che questo non è uguale per tutti i paesi europei, ci sono alcuni paesi europei che vanno più forti. Vi ho fatto un elenco di fusioni che vede soprattutto i tedeschi come protagonisti, e questo è un altro problema del bilanciamento all'interno dell'Europa. Però tutto questo vi dà l'idea di una Europa che è di fronte a una fermentazione politica, difesa, politica estera comune ed economica, tutte queste fusioni, tutte queste concentrazioni, la redazione della moneta unica, che tendono fatalmente, che ci aiuteranno a creare veramente delle strutture sovranazionali. È interessante vedere come la Gran Bretagna, che è fuori dall'euro perché Blair si era impegnato di fronte ai suoi elettori di non entrare nell'euro nell'ultima campagna elettorale, ma capisce che non può star fuori da questa Europa. E allora proprio la Gran Bretagna, che era sempre stato il paese più restio a una politica della difesa comune, propone a Francia e Germania e a tutta l'Europa di cominciare ad affrettare il processo di messa in comune delle strutture di difesa. Ecco, questo è un altro elemento che vi dice come la moneta direttamente o indirettamente stia muovendo tutta l'Europa. Allora, vedete, quello che vi ho detto all'inizio di queste due lezioni, che cioè si sta realizzando qualcosa che mai l'umanità ha realizzato, è rigorosamente vero. Si sta realizzando nella pace, si sta realizzando nella concordia, si sta realizzando senza guerre, si sta realizzando come i grandi padri fondatori dell'Europa avevano sperato quando fecero questo meraviglioso e grandioso atto di fede. Grazie. Ok, la lezione è finita. In sostanza, lui ci vuole mettere sempre in competizione contro gli Stati Uniti. E insomma, l'Inghilterra non poteva starci meno. E poi, vabbè, che poi senza guerre, con la pace, la concordia, sì, la Costa Concordia forse, che si va a schiantare sugli Vabbè, al di Stati là Uniti. delle frasi retoriche, però lo conosciamo, insomma, ride sempre. Però lui, guarda, qui dice, in questo spezzone, dice che adesso l'Unione Europea con l'euro potrà competere con gli Stati Uniti. E lo propone anche adesso, eh? Sì, no, No, lo dice a distanza di 20 anni, propone sempre la stessa ricetta, perché senza l'Europa non riusciremo a competere contro Stati Uniti e Cina. Quindi, ripeto, vabbè, evito di dire cose che potrebbero poi creare problemi, meglio non dire niente, andiamo sui temi. Allora, lui dice, la sfida Unione Europea-Stati Uniti è possibile farla, l'euro sarà di aiuto in questo, eccetera. Si dimentica però di dire che gli Stati Uniti non hanno trattati, non hanno regole che impongono il pareggio di bilancio, ad esempio. Che gli Stati Uniti non hanno regole che impongono un rapporto debito pubblico PIL entro una certa soglia. Gli Stati Uniti durante la crisi del 2008, dal 2008 al 2014, sono stati degli anni che hanno fatto il 12% del rapporto deficit PIL. Non hanno regole stringenti come in Europa, che prima Maastricht 3% e poi fiscal compact, pareggio di bilancio. Quindi già è una sfida che uno parte in partenza, perché è come se l'Europa partisse con una 500 e in America hanno la Ferrari. Quindi che competizione è? Cioè, che cosa ci stai dicendo, Prodi? Cioè, ma pensi che siamo stupidi? Cosa ci stai dicendo? Primo punto. Secondo punto, la Banca Centrale
degli Stati Uniti d'America, la Federal Reserve, è vero che è indipendente formalmente, quindi è un aspetto negativo questo, esattamente come la BCE, ma il presidente degli Stati Uniti d'America, eletto dal popolo americano, ha forti poteri nei confronti della Federal, soprattutto nei confronti del presidente. Alla fine è sostanzialmente lui che indica il presidente, quindi indicando il presidente, ripeto, non formalmente, ma sostanzialmente indicando il presidente, ne detta la linea. Non a caso ultimamente c'è uno scontro molto duro tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Federal Reserve, tant'è che Trump ha minacciato la sostituzione. L'Italia o Bruxelles che poteri ha sulla BCE? Nessuno. È la BCE che ha un potere assoluto sulla vita e la morte degli stati. In America la Federal Reserve non ha un potere così. La Federal Reserve in America, ci mancherebbe altro, se solo minacciasse il presidente degli Stati Uniti in due minuti la nazionalizza con una legge federale. Il presidente degli Stati Uniti ha potere legislativo, quindi può benissimo, con un suo atto, che poi dovrà essere approvato dal Congresso, immediatamente nazionalizzare la Federal Reserve. La Commissione Europea non può fare questo. Il Consiglio dell'Unione Europea non può fare questo. Il Consiglio Europeo non può fare questo. I singoli stati non possono fare questo. Quindi, però, di che cosa parli? Di competizione? Che l'euro consentirà all'Unione Europea di fare una migliore competizione con gli Stati Uniti? Che cosa stai dicendo, Prodi? Ma pensi che siamo scemi? I problemi tecnici sono questi, che gli esempi che ho fatto finora. Bene, allora, per quanto riguarda invece il Regno Unito, diceva che appunto non poteva stare a meno, invece mo manca ormai 3 mesi, quindi nel 2019... Sì, a parte il fatto che la Gran Bretagna, il famoso no di Margaret Thatcher, quando si parlava dell'ingresso dell'euro, disse che l'euro farà finire la pace in Europa. E così è stato, perché gli scontri che si hanno in questi anni, che si stanno avendo in questi anni, l'astio che si sta avendo in questi anni tra italiani, tedeschi, italiani, francesi, spagnoli, eccetera, è proprio per effetto di questa scellerata moneta unica e delle regole che vi sono, delle regole di austerity che ci hanno imposto. Ma al di là di questo, quindi Margaret Thatcher in questo aveva ragione, bene fece a non portare il paese nell'euro. Poi si sono resi conto nel successivo ventennio che l'Unione Europea è un problema per la Gran Bretagna, tant'è che il popolo della Gran Bretagna nel referendum del giugno del 2016 ha votato a maggioranza per l'uscita dall'Unione Europea. Quindi se se ne va la Gran Bretagna vuol dire che, al di là della retorica del mainstream che chiede un nuovo referendum, perché è chiaro che fino a quando non esce quello che dicono loro non valgono i referendum, no? Questo è il concetto di democrazia del neoliberismo. Certo. Per cui è chiaro che la Gran Bretagna, secondo me, ob torto collo, andrà via, e questo sarà un segnale poi per altri stati che vorranno riacquistare e riprendersi la propria sovranità. Cioè, il mainstream fa passare il concetto di sovranismo come un concetto negativo, pari al nazionalismo, ma io vorrei sottolineare che il sovranismo non è nazionalismo, sono due cose completamente diverse. Il sovranismo è il ritorno alla centralità degli stati nazionali attraverso le costituzioni democratiche. Quindi non è un ritorno al nazionalismo, non è un ritorno agli egoismi nazionali, è un ritorno ai diritti fondamentali sanciti nelle proprie costituzioni, quindi una cooperazione, una collaborazione tra stati, come era ad esempio nel 1957, dal 1957 al 1986, una collaborazione, una cooperazione tra stati. Quindi il sovranismo non è il nazionalismo, e poi il sovranismo è un concetto che è inserito in Costituzione. Certo. All'articolo 1, il secondo comma, la sovranità, di chi è la sovranità? Non è della BCE, non è di Bruxelles, non è di strutture sovranazionali, come dice Prodi. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, dice il secondo comma dell'articolo 1. E la esercita nei limiti delle forme della Costituzione significa attraverso
quegli organi costituzionali sanciti dalla parte seconda, cioè il Parlamento, che non è sovrano, ma esercita la sovranità, che appartiene al popolo e non le può essere estirpata. Non le può essere estirpata. Quindi il sovranismo è un concetto costituzionale, è un concetto patriottico, inserito al secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione. Bene Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Telegram, su Twitter e vi rinnoviamo gli auguri di buon anno. Alla prossima puntata. Buon anno.